Grazie ad una convenzione con l'amministrazione della città di Solofra, il gruppo Teatro Ipocrites ha messo in piedi un'accademia di teatro, l'Accademia di Teatro Città di Solofra. Innanzitutto, come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata per volere del delegato alla cultura, il dottore Gabriele Pisano, che ci ha sollecitato insomma, a dare un contributo per la nostra comunità affinché si inizi a svilupparsi un discorso di cultura, di arte legata al teatro. Una iniziativa, un contenitore che trova già importanti contenuti, si parte con il corso di edizione, pronuncia e lettura e poi un laboratorio teatrale. Sì, queste due iniziative, in realtà una era già partita qualche anno fa, eh, proprio un corso di dizione, pronuncia e lettura, eh, dove si tende a migliorare il proprio linguaggio verbale, approfondire la lingua italiana, le sue regole, eliminare le inflessioni dialettali, insomma tutti coloro i quali lo vogliono fare per un'esperienza personale, per un bagaglio culturale personale e per chi invece si vuole avvicinare ad un discorso di pulizia del, del linguaggio verbale. Poi c'è un laboratorio teatrale che parte dal corpo dell'attore, ecco perché è il corpo, il corpo narrante, dove ci sono tutta una serie di esercizi di training fisici che avvicinano l'attore alla scena teatrale. Immaginiamo anche di poter vedere grazie all'Accademia di Teatro anche altre compagnie ospiti di scenari che pur ci sono stupendi della città di Solofi. Sicuramente è un altro obiettivo di questa convenzione è proprio questo, cioè che in estate terremo nel chiostro di Santa Chiara tutta una serie di rassegne dove possiamo invitare delle compagnie amiche, e dove noi possiamo fare degli spettacoli, dove speriamo il laboratorio di teatro o il corso edizione possa mettere in scena qualcosa e ospitare anche eh, ospiti importanti del panorama eh, italiano e anche speriamo europeo.